L'ABI è possibile calcolarlo in modo abbastanza preciso quanto consuma il tuo metabolismo basale? Assolutamente sì, abbiamo gli strumenti per farlo. Allora, il metodo più preciso si chiama calorimetria indiretta. Si fa in strutture specializzate, ti piazzano un respiratore in faccia, stai lì a respirare in questo respiratore e analizzano i tuoi gas di scarico, fondamentalmente l'anidride carbonica più che altro quella che metti. E da lì si capisce qual è il tuo metabolismo. Angelos, grasso ostinato, una brutta bestia. Il grasso ostinato è un grosso problema. Perché? Per eliminarlo devi prima di tutto eliminare tutto il grasso non ostinato. Solo dopo si può pensare di eliminare il grasso ostinato e anche lì diventa un delirio perché bisogna fare degli interventi piuttosto importante, richiede molta pazienza, molto tempo, molta attività fisica fatta per bene, un'alimentazione fatta per bene, è un casino eliminare il grasso ostinato. Ah, Trit, cioè se rivivrei l'età che ho già vissuto, vabbè, per forza, se no, se sì, nel senso, altrimenti non, sì, la rivivrei. Se potessi riviverla con le conoscenze che ho adesso, sarebbe il top. Nefti, buonasera. Se mi sono mai sentito a disagio col cibo, onestamente no, per fortuna. Non mi sono mai sentito a disagio col cibo. Ho avuto sempre un rapporto abbastanza sereno col cibo, sia quando ero bambino, lì ero in sovrappeso, come ho spiegato prima. E non avevo la conoscenza, la percezione di quello che stavo mangiando e che potesse farmi male o quant'altro. Poi crescendo ho migliorato il mio rapporto col cibo, ma non ho mai avuto un rapporto di disagio, sono sempre stato molto sereno, un po' perché ero incosciente, un po' perché poi quando ho capito ho sviluppato un rapporto sereno, per fortuna. Quindi no, devo dire che non ho mai avuto un disagio col cibo. Domani cosa alleno in palestra? Domani faccio dorso e bicipiti. Beh, Veronica, se lo stai chiedendo, probabilmente ti sei già acceso qualcosa. Diciamo che ci sono tanti campanelli d'allarme, il fissarsi troppo, il contare le calorie in maniera maniacale, l'essere a disagio se non hai il controllo assoluto su quello che mangi e non essere a tuo agio se mangi fuori. Ci sono tanti piccoli e grandi campanelli d'allarme che poi si sommano. Ale, quante ne sto mangiando? Non le ho mica contate. Saranno, boh, un netto e mezzo più o meno, dai. Le ho prese a caso. Però sono troppo buone. CDN, ho mai assaggiato il porridge? Sì, l'ho assaggiato, cioè l'ho fatto, ogni tanto lo faccio. Dovrei fare come fa la Paolini, che fa solo porridge, e metterlo su TikTok. Non sono un grande amante del porridge, devo essere sincero, però sì, ogni tanto lo faccio. E lo so che vi faccio venire voglia di ciliegie, sono buonissime, a me le hanno regalate. Io non le compro le ciliegie, costano troppo. Tipo qua a Bologna costano tipo 10 euro al chilo, 12 euro, cioè fuori di testa. Queste me le hanno regalate. Chiara, hai cenato con l'uovo sodo, insalata e pane integrale? È poco. Che ne so, non ti conosco, non so cosa hai mangiato il resto della giornata. Oddio. Muoio, il karma, questo è il karma. Bene, che stavo dicendo? Ti avevo fatto venire voglia Ah, l'uovo sodo, lì, ecco, ti ripeto, non so quanto hai mangiato il resto della giornata, né chi sei, né quali sono i tuoi obiettivi, non c'è, cioè, dire semplicemente ho mangiato un uovo sodo con un po' di pane, va bene, boh.
Non lo so. Ma ci tiene, non trovi un modo per apprezzare l'avena? Ma chi ti impone di mangiare l'avena, non mangiarla? Cioè, dove sta scritto che devi mangiare l'avena? Non lo dico, cioè, perché devi mangiare l'avena? Solo perché va di moda per adesso? Cioè, io la mangio perché mi piace, però. Bianco o nero? Allora, sta domanda è molto particolare. Che vuol dire perché i nutrizionisti non riescono a far dimagrire persone che assumono antidepressivi? Sai quante persone seguo io che assumono antidepressivi? Una marea. E sai quanti dimagriscono? Praticamente tutti. Quindi non è che i nutrizionisti non riescono a far dimagrire chi prende antidepressivi. Io li faccio dimagrire, se si impegnano un attimo. Stamattina anatomia difficile, non particolarmente. Tra l'altro, l'esame di anatomia io l'ho fatto il 23 dicembre. Con la professoressa che aveva in mano il calice di spumante perché stavano festeggiando il Natale in dipartimento. Però mi ha fatto fare l'esame così, tra un calice di spumante e l'altro. E vabbè, cose che capitano. Graziella, to, la vuoi una? Non te la posso dare. Fai finta. E come qua c'è il trend su TikTok, if you close your eyes, chiudi gli occhi e fai finta di mangiare. Boh, chi se lo ricorda quanto è durato, è stato buona ventina di minuti, mezz'ora, classico esame. Tanto buonasera a tutti quelli che si connettono su questa piazza virtuale di TikTok e di Twitch. Giorgio Veinom 88, la dieta per la palestra. Allora, non c'è la dieta per la palestra, c'è la dieta adatta a te che ti alleni. Ma a te, proprio te, tu, per persona singola, non c'è la dieta per la palestra. In base a quello che fai, a chi sei, a come sei, quali sono i tuoi obiettivi, eccetera, eccetera, si costruisce la dieta. Amore Cati, perché non faccio le dirette su Instagram? Le faccio le dirette su Instagram. Però o le faccio su TikTok o le faccio su Instagram. Non posso farle entrambe. Una volta le ho fatte su entrambi, con due telefoni, stavo rincretinendo, quindi non lo faccio più.